di un gruppo di preti religiosi e religiose provenienti dalle diocesi italiane. Insieme abbiamo scritto una lettera che abbiamo inviato alla presidenza della CEI e ai vescovi delle diocesi di cui facciamo parte. Ve ne leggo un estratto per rimanere nei tempi. Siamo un gruppo di presbiteri religiosi e religiose provenienti da svariate diocesi italiane che a seguito di 2 anni e mezzo di provvedimenti governativi di dubbio fondamento scientifico hanno sentito il bisogno di incontrarsi. L'ascolto dello Spirito ci ha messi di fronte a un'evidenza lampante. Ogni persona ha bisogno di essere ascoltata e riconosciuta nella propria umanità. Il fatto è che la propaganda persuasi più, che la sanità sarebbe stata più efficiente se fosse diventata indifferente alle attese e ai bisogni di ciascuno. Non si è voluto considerare che l'umanità è un bene che si nutre di verità e legami di fiducia e che la menzogna e l'abbandono uccidono più del virus. Si continua a ignorare che l'applicazione cieca di protocolli impersonali e coercitivi finisce per danneggiare la salute delle persone, oltre che per spersonalizzare i rapporti e inibire il senso naturale del rispetto. Il prezzo di questa ingiustizia e l'immane sofferenza di molta gente. Pensiamo a chi ha accettato di vaccinarsi perché non più in grado di reggere il peso dei ricatti affettivi, delle minacce, delle punizioni, a chi ha rifiutato l'inoculazione ed è stato escluso dalla vita familiare e sociale, a chi è stato sospeso dal lavoro e privato dello stipendio, ai medici sospesi e radiati dall'ordine perché hanno curato e guarito i malati di Covid. Pensiamo agli insegnanti espulsi dalla scuola perché hanno difeso il senso critico, a chi avendo riportato effetti collaterali da inoculazione si vede ignorato e perseguitato dalle istituzioni in cui aveva creduto. Tutti costoro hanno bisogno di ascolto. Da cristiani dobbiamo tendere l'orecchio a quei credenti che non hanno capito la chiusura delle chiese, la sospensione dell'Eucaristia, la negazione dei sacramenti agli infermi, l'impossibilità di accompagnare i propri cari alla morte. Quali stringenti ragioni sanitarie possono avere giustificato tanta disumanità? La Chiesa forse pensa di aver spento le perplessità di molti, affermando la liceità dei sieri contenenti linee cellulari provenienti da aborti. Ma non è così. Il suo pronunciamento le ha addirittura accresciute e ha lasciato le persone ancora più disorientate. Chi le ascolterà adesso? Chi ascolterà i cristiani che si sono visti messi fuori dalla comunità perché privi del Super Green Pass? La libertà evangelica sta a fondamento dell'autonomia di giudizio e di azione della Chiesa. In virtù di questa libertà, auspichiamo che la Chiesa attivi con urgenza, oltre ad una vicinanza attiva nei confronti delle persone discriminate, anche spazi dedicati di ascolto non giudicante, della sofferenza e della rabbia diffuse, in obbedienza a Gesù morto e risorto, che ha vinto tutte le paure e tutte le morti. Crediamo sia il primo passo da compiere verso un pieno e sincero mea culpa. Non sappiamo quali decisioni prenderanno le autorità civili, sanitarie, politiche, nei mesi a venire. Sappiamo cosa continueremo a fare noi, auspicare un reale dibattito scientifico, difendere le persone violate nei loro diritti fondamentali e metterci in ascolto di ciascuno. Grazie per l'ascolto. Grazie per questa parola che veramente apprezziamo e condividiamo, perché è il momento, oltre che di difendere la verità, di dimostrare di avere coraggio. Sono parole pesanti queste, ma diciamo è il momento in cui ciascuno è chiamato a rispondere in prima persona e ad impegnarsi. Invito Giada.